Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare un altro video recensione e ragazzi, siamo proprio nel reparto che io più amo, cioè stiamo parlando delle creme. Oggi andiamo a provare insieme queste creme nuove della Delicious che ho acquistato. Se vi siete persi l'unboxing, cattivelli, perché ci sono tante tante cose belle e tante novità. Ho acquistato ovviamente questi prodotti su AS Foods, raga, mi devo ancora abituare, ma anche di quello vi ho detto già tutto in un video, proprio sempre in quel video unboxing, quindi mi raccomando, raga, andate a vedere. Per chi si è iscritto alla newsletter sicuramente avrà ricevuto anche qualche novità per quanto riguarda il Black Friday. Non vi accenno niente perché ci sono stati un po' di problemucci, quindi non so quando ci sarà effettivo il Black Friday, quindi questo video forse dovrà uscire nella giornata in cui ci sarà il Black Friday, ma non lo so, raga, per qualsiasi cosa venite su Instagram, perché sicuramente su Instagram di sicuro, cioè, vi avrò fatto le storie con tutto e vi avrò spiegato tutto nel dettaglio, anche se per chi comunque è iscritto alla newsletter di AS Food avrà ricevuto sicuramente tutto per accedere al sito. Quindi, ragazzi, se non vi siete registrati, vi dovete registrare, altrimenti non potete accedere al sito. Quindi, io non mi dilungo in chiacchiere, andiamo ad assaggiare queste due bontà. Avete chiesto tutti, Giulia, per questa settimana ci fai uscire il video recensione? Ovviamente sì, infatti questo video penso, io lo sto registrando oggi, è mercoledì, prima di iniziare una challenge mi sono dedicata, ho detto no, prima che iniziano 24 ore mi faccio un attimo questi video assaggi per poi dedicarmi tranquillamente alla challenge e iniziarla come si deve. Infatti questo video uscirà il giorno dopo. Allora, ho questa qui in mano, proprio quella che comunque tutti quanti mi avete detto, Giulia, prova questa, secondo me è buona, anche io su Instagram. Delicious, poi il pack tutto natalizio, crema al wafer di nocciola bianca. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa? Eccola qua. Spettacolo, spettacolo. Ovviamente avete sempre il mio codice sconto che è giù da 010, giù nell'info box. Ah, non vi posso mettere neanche il link. Vabbè, non fa niente, raga. Valori nutrizionali per 100 grammi, 603 calorie, 45,4 grammi di grassi, ha molte più calorie se non sbaglio. Comunque, carboidrati 20,7, fattibile, zuccheri 4,9, stessa cosa, e proteine 23,4, fibre 9,1, quindi ci sono tante 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 proteine. Praticamente, ragazzi, gli ingredienti: arachidi, latte scremato in polvere, nocciole, maltitolo, emulsionante, lecitina di soia e aromi. Vabbè, fattibile. Ok, andiamo ad assaggiare. Io sono troppo 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 curiosa. Però questi mi fanno impazzire. Vabbè, raga, ma cosa sto sentendo? Ma allora, raga, mi viene in mente un odore natalizio. C'è un dolce nostro tipico napoletano. Maronna, mi come si chiama? Allora, raga, da noi c'è un dolce. Raga, non mi viene il nome, so, è tipo sempre secco, tipo pastarelle secche, però con questa punta di caramello. Raga, io sento il burro d'arachidi, si sente proprio gli arachidi. Ma io sento questo retrogusto di caramello. Ma no, raga, questa mamma mia. Ma la consistenza, parliamone. Tutte le Delicious, raga, sono buone. Ormai vi ho fatto il video di recensione, lo trovate sul canale. Mi sa proprio della crema del Kinder Bueno, però l'odore no. Assaggiamo. Io l'acquolina. No, ragazzi, è un paradiso. Ma
Si sente il burro d'arachidi, a parte raga, il loro burro d'arachidi è spettacolare. Ma questo retrogusto, raga. Sapete che sa? No, raga, tipo lo sapete, ecco. È un misto tra arachidi, una punta di caramello, ma la stessa cosa anche dello zucchero caramellato. Ecco di cosa sa, perché c'è un dolce in cui la parte sopra è tutta caramellata con lo zucchero. Ecco, raga, di quello sa. No, vabbè, raga, io penso che, vabbè, cioè devo anche dare un voto. Deve finire nel vostro carrello, assolutamente. Deve finire nel vostro carrello. Mi sono innamorata proprio. Delicious crema di praline alle nocciole. Questa mi sa tanto di Ferrero Rocher, ve la faccio vedere. Allora, per 100 grammi, 601 calorie, 45 grammi di grassi, carboidrati 20,7, zuccheri 4,8, proteine 23,4 e fibre 9,3. Per quanto riguarda gli ingredienti, sono uguali, quindi arachidi, latte scremato in polvere, maltitolo, nocciole, granella di nocciole, oddio, cacao in polvere, emulsionante, lecitina di soia, aromi. No, vabbè, raga. L'odore e la base è un po' sempre quello, però raga, guardate qua. È tutta ricoperta di nocciole e secondo me hanno fatto un misto tra nocciole e arachidi. Ma no, raga, aspettate. Ma consistenza morbida, vellutata. Strapiena di nocciole. Vabbè, raga. Perché poi si scioglie in bocca. Questa sa proprio di nocciola. Però tra le due è più particolare quella al Kinder Bueno, ma ovviamente raga sono buone tutte e due, vale la pena spendere soldi per tutte e due, veramente raga sono da avere. Se come me avete provato quasi tutte le Delicious, pistacchio, nocciola. Queste raga sono completamente diverse, proprio la consistenza. Le altre erano sempre un po' più pastose. Queste invece no, non vi fa quella cosa di pastoso, no, ma è proprio liscia, morbida in bocca, si scioglie, poi sprigiona quel sapore. Per me la più particolare è questa qua, crema al wafer di nocciola bianca. Questa qui, ma anche l'altra, raga, se siete un amante della nocciola. Poi ci sono i pezzi all'interno, cioè raga, io che dire, mi sono completamente innamorata. Troppo troppo buona e sono buonissime tutte e due, per me ne vale la pena. Io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!